È in programma lunedì l'esame della finanziaria regionale siciliana. Ieri l'ARS ha sospeso i lavori dopo appena un'ora ed ha deciso il rinvio alla prossima settimana, quando si inizierà una sorta di tour de force che dovrà portare sino all'approvazione in settimana, visto che l'esercizio provvisorio scadrà il lunedì successivo, 29 febbraio. Il termine per gli emendamenti è stato fissato per questa sera ed il percorso si annuncia tutt'altro che semplice. Critico così il capogruppo di Forza Italia, Marco Falcone, che in un video a TG News analizza i tagli. E la legge dai tagli indiscriminati e dalle entrate incerte. Hanno tagliato ben 132 milioni di euro ai comuni dell'isola, stanno affamando le province, hanno ridotto al vicino le risorse per le università, per la cultura, per la pubblica istruzione. Tutte le realtà più importanti sono state penalizzate. È una finanziaria che non ha alcuna norma per la crescita e per lo sviluppo dell'isola.